A Caltagirone, dopo un periodo di apparente tregua, si è nuovamente fermata la raccolta dei rifiuti. A partire da stamani, gli operatori ecologici che fanno capo alla ditta Imeri Ambiente effettueranno dalle 8 alle 12 dei sit-in in cantiere, sino a quando non gli saranno pagate le spettanze loro dovute. I lavoratori già nella mattinata di ieri hanno fermato i loro mezzi in piazza Municipio, facendoli stazionare nello spazio antistante il Municipio e la galleria Luigi Sturzo. Questa situazione è diventata insostenibile ormai per noi lavoratori e per le nostre famiglie. Una situazione che si protrae già dall'estate scorsa. Noi abbiamo messo tutta la buona volontà di svolgere il nostro lavoro, però siamo stati impossibilitati in questi mesi passati per mancanza di mezzi, di carburante e di stipendi anche. Sindacati e lavoratori lamentano che non è stata ancora mantenuta fede agli impegni assunti in sede di trattativa, ovvero di ottenere almeno il pagamento della tredicesima 2012. La contropartita è stata l'impegno a ripulire la città dai cumuli dei rifiuti. Da 4 mesi non percepiamo uno stipendio, abbiamo tolto tutti i rifiuti per strada perché con le promesse, abbiamo creduto alle loro promesse. Noi abbiamo mantenuto tutti i patti, non abbiamo scioperato, non è colpa nostra, è colpa della politica e di chi ha portato la nostra città a questo punto. I lavoratori rivendicano, oltre alla tredicesima, gli stipendi di gennaio e febbraio. L'attenzione, a ogni modo, rimane sempre alta, anche perché la protesta riguarda i cantieri di Ramacca, Sancono, Mirabella in Baccari e San Michele di Ganzaria. Le parti si erano accordate con dei versamenti da fare azienda, comune e CAT. Noi avevamo preso le promesse di tornare al lavoro anche con doppi turni per smaltire più rifiuti possibili. Allora, da parte nostra in questi incontri abbiamo rispettato i fatti, però la parte del comune, carte dell'azienda non hanno rispettato questi patti. Una vertenza insomma complessa che per certi versi assolve tutti gli attori di questa partita, con Imeri che vanta crediti onerosi da anni, 7-9 milioni di euro, l'amministrazione che pur pagando si vede bloccare le somme dal servizio di tesoreria, una banca di Acireale, e infine la Calat SRR che è in fase di organizzazione ed ha anche problemi con i suoi dipendenti.